Grazie. Continuiamo con la serie delle conferenze stampa. Grazie del silenzio, così riusciamo a sentire cosa ci raccontiamo con il prossimo ospite. La conferenza stampa è quella di Porre il Dinero, film presentato nella sezione After Hours. Abbiamo qui con noi il regista Alejo Mogichansky, provo a dire, a pronunciare il suo nome. Siamo veramente molto 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 contenti di avere questo film al festival, perché Alejo è uno dei creatori e una delle anime del collettivo El Pampero Cine, che abbiamo conosciuto l'anno scorso perché abbiamo mostrato, e ne siamo molto molto orgogliosi, il film Fiume di Mariano Llinas, che è uno degli altri protagonisti del Pampero Cine, che è La Flor. È stata un'esperienza, ha segnato molto il pubblico del festival, la critica, è stata veramente una vera esperienza per il festival, e siamo molto contenti che Alejo ci abbia portato questo nuovo film, in cui lui e Mariano hanno sostanzialmente invertito i ruoli. Là lui era montatore, Mariano il regista, e qui si sono invertiti appunto i ruoli. Quindi la prima domanda che volevo fare a Mariano è: cosa vuol dire, Alejo, è cosa vuol dire fare cinema come collettivo oggi? Quali sono, ovviamente è un approccio anche un po' utopistico, no? Che celebra la libertà, l'autarchia, ma ha dei costi, immagino. Ok, I'm speaking English, yes? O castellano, I don't know. Castellano o English? Castellano. igual eso entienden, ¿no? Y los italianos entienden el castellano. Okay. El pampero. Ok. Bueno, vos hablas de lo colectivo. Sí, bueno, el pampero es un grupo que ya hace 15 años que estamos juntos haciendo películas. Y de verdad es básicamente, no hay mucho, es bastante sencillo la explicación de ese grupo y de ese estilo colectivo. Es un grupo de personas que nos juntamos para hacer películas, no es mucho más que eso, si quieres. Y en ese sentido, sí, como siempre buscamos, me da la sensación que siempre buscamos quizás tener una relación un poco más directa con el cine de la que a veces los cineastas tienen. Quiero decir, de tener una relación quizás un poco más empática, más parecida a la que un escritor tiene con la literatura o un pintor tiene con la pintura, es decir, una relación directa donde uno y el cine se relacionan en forma espontánea. Es decir, por hoy pasa mucho, ¿no? Que un cineasta de nuestra generación pasa para hacer una película 2, 3, 4, 5 años a veces, y pasa con la cámara filmando un mes de esos 5 años. Y eso siempre a mí me pareció un problema, eso. Y en ese sentido el Pampero es una solución a ese problema, es decir, entablar una relación directa y tratar de no mediada por los infinitos factores burocráticos, monetarios, políticos, che a veces los cineastas tienen con el cine. Beh, il Pampero Cine, come si dice, semplicemente, diciamo, è un gruppo di persone che ormai esiste da circa 15 anni ed è facilmente descrivibile, diciamo, basilarmente, come un gruppo di persone che si è messo assieme perché accomunati dalla stessa passione per fare cinema. E questo è l'obiettivo, diciamo, con la differenza, diciamo, quello che è di uno sguardo con l'intenzione di instaurare quello che è un rapporto più diretto con il cinema, nel senso un rapporto come quello che può essere più diretto dello scrittore, no? Con l'opera letteraria, per esempio, del musicista con la sua opera
musicale. Nel senso che è un rapporto più diretto nel cinema, nel senso quello che succede spesso, al giorno d'oggi anche, e con i cineasti anche della mia generazione, che il più delle volte è per fare un film, nel senso si passano dai, non so, uno, due, tre, fino a cinque anni per cercare di arrivare al progetto, e le riprese si riducono magari a un mese, no? Di tutti questo arco temporale. E questo perché ci sono tanti fattori complicano il tutto. E quindi noi abbiamo pensato il Pampero Cine è una soluzione, diciamo, a questo problema, perché questo per me è un problema, è una cosa incorretta, una soluzione che permette un rapporto non mediato da tanti fattori burocratici, da tanti elementi che sono monetari, burocratici, politici e così via, che rallentano il processo di creazione. Sì, no, stavo pensando mentre usted decía. Creo que el Pampero, hace 15 años, más o menos en el 2001, empezamos con Mariano a trabajar, o 2000, 2001. Y en ese momento recuerdo que yo siempre estuve muy involucrado en las artes escénicas, ¿sí? En el teatro, concretamente, de una u otra forma. En ese momento, Argentina tuvo una gran crisis, que fue la crisis del 2003, y que como toda crisis es un desastre, y como toda crisis genera movimientos artísticos interesantes. En ese momento fue el teatro, me da la sensación, el teatro OFF en Buenos Aires, un movimiento completamente genial, ¿no? Y efervescente y vivo. Y al lado de eso, recuerdo que nosotros veíamos un poco nuestro lugar, el del cine, y veíamos al lado de los del teatro, y los del teatro, al lado de los del teatro, nosotros éramos unos idiotas, ¿sí? Realmente, era gente que iba ahí, ensayaba, si había dinero, ensayaba, si no había dinero, ensayaba, si había dinero, hacía funciones, y si no había dinero, también hacía funciones, y si había que poner dinero, iban y ponían el dinero y hacían la función, era de una especie de dementes. De gente dispuesta, como terroristas del arte, ¿no? Como verdaderos, gente dispuesta a dar todo por seguir produciendo teatro. ¿Y por qué? Porque si ellos no lo hacían, no lo hacía nadie, ¿no? Entonces había un compromiso interesante ahí y pasional con el hecho de hacer. Esa idea de tan sencilla y tan compleja de entender para un cineasta es la que quizás el Pampero robó del teatro, ¿sí? Como entender que para hacer una película se necesita sencillamente una cámara, ¿no? Y un grupo de gente capaz de hacerlo, ¿sí? Como si una banda de rock no está esperando un subsidio para que le pare, no va y ensaya y hace un disco. No sé yo, la Velvet Underground iba y ensayaba y hacía un disco. Si venía dinero, bueno, después venía el dinero, pero por empezar se iban, se juntaban y hacían el disco. El Pampero funciona así. Diciamo che come funziona effettivamente il Pampero, diciamo, stavo pensando che in realtà stiamo dicendo che il Pampero Cine è stato fondato circa 15 anni fa, stiamo parlando del 2000-2001, quando ho incominciato a lavorare con Mariano Ginas. È stato il momento, in quel momento lui eravamo completamente coinvolti e presi da tutto quello che è il teatro e il teatro. E nel 2003 l'Argentina ha avuto una crisi economica, finanziaria, una crisi pesantissima che è stata disastrosa e che ha creato anche, come tante crisi, diciamo, tra le altre cose, oltre alla disperazione, anche dei movimenti artistici interessanti, molto interessanti, come tutte le crisi fanno. E in Argentina c'è stato il momento del teatro OFF a Buenos Aires, che era veramente la cosa più viva, piena di energia, interessante che potesse esserci in quel momento. E quindi
In realtà quello che ha fatto il Pampero è prendere a prestito, cioè rubare di brutto quello che era l'idea alla base, diciamo, di tutte le attività teatrali, del teatro off e non soltanto, anche della musica, in generale di quel periodo, nel senso che guardando quello che succedeva a livello di teatro, noi del, diciamo, chi voleva fare cinema era praticamente, ne usciva con la, ne faceva figura un po' da idiota, nel senso che si sta a aspettare, no, che arrivino i finanziamenti, si aspettano per poter fare produzioni, cioè, mentre nel cinema, nel teatro, quello che succede da quel che si vedeva è che ci si butta, si fanno le prove eccetera, che ci siano soldi, che non ci siano soldi, ci sono persone che investono per pura passione, poi magari i soldi arrivano dopo, anche durante, poi perché ci sono, cioè, ci sono le varie messe in scena e così via. Quindi il fatto che ci fossero finanziamenti o meno, insomma, ci fosse la passione comune del fare, no? Nel fare, perché altrimenti nessun altro lo faceva, mettere in scena delle cose nonostante tutto, un po' come succede per esempio anche nei gruppi musicali, che ne so, i rock e così via, non è che stanno aspettando, cioè, per fare per esempio cinema, per questo che abbiamo preso a prestito il concetto, lo fai. Cosa c'è bisogno? C'è bisogno di una macchina da presa, insomma una videocamera, quello che è, e del gruppo di persone che ci deve lavorare, che deve produrre, sviluppare il progetto. Un po' come appunto una band, un gruppo rock che ha bisogno dei suoi strumenti e poi fa il disco, poi magari arrivano i soldi, ma l'idea è fare liberamente senza essere mediati da tantissimi pesi burocratici, politici, monetari, finanziari e così via. No, bueno, no, sì, por favor, sì, sino yo puedo hablar eternamente. Ciao Aleko, no, la mia domanda è questa, il Pampero come struttura adesso, è una struttura aperta, insomma, accessibile, perché non so lì, però almeno qui in Italia la sensazione è che, insomma, ci sia una cerchia di professionisti e chi, cioè la il salto per diventare professionista è qualcosa che succede in maniera netta, invece chiaramente non è così, insomma, uno da aspirante professionista, da dilettante poi diventa, insomma, professionista. Voi accettate, non so, ragazzi che vengono, vogliono imparare, sono magari affini anche politicamente a voi, eccetera. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, più sul film, quanti, se ci sono affinità tematiche rispetto alla Flor? Rispetto? Alla Flor, il film di Ginas. Non intendi, hai dettagli che mi perdi. Entre le dos, se hay puntos en común. Con Mariano. Con la Flor. Ok. Bueno, primera pregunta, si es un grupo abierto. Sí, no, qué sé yo. Es decir, es un grupo abierto en la medida que originalmente el Pampero Cine éramos 4 personas. Hoy por hoy el Pampero, hay ya como generaciones. El Pampero Junior, el Pampero Junior Junior y ahora el Pampero Babies hay incluso. Pero sí, 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 claro que sí, es un grupo abierto. Aparte, hay, como decía antes, hay mucho contacto y es muy poroso el Pampero, sobre todo con actores y actrices, con básicamente nuestro mundo, y casi diría que nuestras familias son de actores y actrices. Entonces es un lugar de mucha contaminación. Por supuesto, adentro de las películas también se forman estructuras colectivas y de decisiones colectivas, y también se ataca un poco, me parece, es decir, hay una idea que tiene que ver con la idea de autor, ¿no? Que me parece que es una idea que fue muy valiosa
en el, en el 50, en el 60, cuando se inventó la noción de autor, básicamente para devolverle la película, las películas a los directores, ¿no? Y sacárselas a los productores. Me da la sensación de que hoy esa idea de autor está un poco frivolizada, ¿no? Está un poco corrupta, ¿no? Es decir, nosotros los directores de cine muchas veces somos una especie de casi de top models que los van llevando, ¿no? Como por los festivales de cine a veces, no siempre, no voy a generalizar, pero muchas veces funcionan como, casi como vidrieras de un shopping center donde, donde se venden directores como productos, ¿no? Hay un poco de eso. Esa idea me parece peligrosa hoy por hoy. En ese sentido, yo defiendo también un poco esa idea de la producción colectiva en ese sentido, y de grupo, de un grupo de trabajo, ¿sí? Así como Chaplin tenía su grupo de trabajo. Así que Chaplin básicamente tenía su compañía de actores, y iban ahí, se encerraban en el estudio de The Mutual, por ejemplo, cuando hacía los cortos en 1916 y 17, y trabajaban y trabajaban y trabajaban, y filmaban y filmaban, y, a las, y al final del día entregaban los rushes, ¿no? Entonces, pero obviamente Chaplin era Chaplin y uno se recuerda a Chaplin, pero uno recuerda también al grandote de Chaplin, a, ¿no? A toda la compañía. Después, volviendo al Pampero, en las películas, sí, por supuesto, el director dirige, no, no hay duda, pero me animaría a decir que la comunicación entre rubros es total, ¿sí? Y en mis películas yo, hay un momento donde yo agarro la película, la muestro y si puede venir Mariano Ginás y decirme esto mejor así, 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 yo le hago caso, y viceversa, cuando él me muestra la flor y dije esto así, 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 y no, no se discute eso, bueno, si es algún detalle, sí, bueno, sobre mi cadáver, eso, pero no, pero en general, más bien se respeta eso. ¿Querés? Bueno, y vos preguntás, perdón, por si hay como, como rasgos, sí, por supuesto que sí, viste la flor vos. ¿Has visto la flor? Bueno, la parte, sí, muchísimo, o sea, el de hecho, por ejemplo, el episodio 1, 2, 3, 4 de la flor, no, el 5. El episodio 5 de la flor, el autorreferencial, digamos, es muy del tipo de las películas mías, de que yo dirijo, ¿sí? Esto lo pensamos un poco así, como ese tipo de comedia de troupe, de rodaje y de artistas. Tiene mucho ese estilo. En ese sentido, si ves Por el dinero, vas a tener infinitos puntos de relación con eso, por ejemplo. También con la idea de la ficción, ¿no? De la ficción como, como horizonte y como norte, de que siempre el último horizonte siempre es la ficción, y la ficción con F mayúscula, ¿no? En ese sentido, como, y cuanto más alejada de lo real, aún arrancando con materiales que en mi caso particular siempre, o sea, se empieza por materiales reales y por materiales prácticamente documentales, en, básicamente en todas las películas mías, devienen grandes ficciones, ¿no? Y son casi elogios de la ficción, las películas del Pampero. Ok. Per quanto riguarda la prima domanda, beh, sì, se il Pampero è un gruppo aperto, nel senso sì, considerando che è iniziato da quattro persone, quattro fondatori, adesso si è ampliata la famiglia, nel senso che ci sono generazioni ormai di Pamperos Junior, pure baby e così via. Quindi soprattutto c'è un ampliamento quasi esponenziale, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto attoriale, attori, attrici, intere famiglie ci sono, c'è uno scambio, c'è una porosità, c'è un'osmosi molto potente da quel punto di vista. E comunque rimane sempre lo stesso approccio, che insomma c'è quello che è la decisione collettiva nell'approccio al progetto, al film. E sulla base di quello che inizialmente era quello che era il concetto degli anni 50-60, no? Del fatto che avevano hanno inventato, diciamo così, quello che è il film autoriale, no? L'autore, che quello era stato, diciamo, è stato sviluppato questo concetto in un certo senso per
togliere, tirare via i film, il cinema, toglierli dai produttori e restituirli ai registi, ai loro autori. Però devo dire che questo concetto attualmente cinema autoriale, l'autore, è, diciamo, un po' così, è diventato un po' una cosa un po' più frivola, un po' corrotto dal punto di vista del concetto, no? Perché il regista non è più l'autore in quel senso, ma siamo diventati delle specie di top model, no? delle specie di manichino, comunque di showcase, di vetrine, dove vengono esposti i registi e vengono venduti, non so, come prodotti. Quindi, e questa, al giorno d'oggi, devo dire che secondo me è un approccio piuttosto pericoloso. E perché quello che a me interessa, quello che interessa insomma anche al Pampero, a tutti noi, è in realtà avere un approccio produttivo come quello che si aveva all'inizio del Novecento, 16-17, Chaplin, che aveva il suo gruppo di produzione collettiva, lavorava sempre con le stesse persone, avevano un luogo particolare, si riunivano, lavoravano 60.000 ore al giorno, alla fine della giornata c'erano giornaliere eccetera e via così. E questo è il concetto, no, che permette anche con una comunicazione molto, molto capillare e diretta come quella che avevo con Mariano, e questo fa arrivare alla seconda domanda, con una comunicazione totale, nel senso a vicenda, diciamo, a seconda dei nostri lavori vicendevoli, ne parliamo, discutiamo, certo non discussione, cioè con rispetto, nessuno arriva, ovviamente difendiamo anche determinate idee, ma senza che ciascuno dica no, sul mio cadavere assolutamente non te lo concedo. Con rispetto e quindi questa collettività, no, di produzione, che in ogni caso, la seconda domanda, che porta alla seconda domanda, nel senso, per quanto ci sono punti in comune, anche tematiche della Flor, certamente, perché insomma siamo noi, ci sono tanti punti in comune, anche con Mariano, e soprattutto il film ha molto in comune con, parlando della Flor, l'episodio numero 5, quello autoreferenziale, diciamo, in cui ci sono, insomma, c'è prima di tutto questa comunanza con il genere, insomma, di commedia, diciamo road movie di questa compagnia di giro, non so. E soprattutto anche ci sono tantissimi punti in comune che può riguardare la parte dei finanziamenti e così via, ma soprattutto quello che è il ruolo della finzione e del viaggio, no? Cioè, i punti in comune possono essere infiniti, ma la finzione principalmente, che è quello che si ritrova in tutti i miei film, nel senso che si incomincia la finzione con la F maiuscola, che è il punto d'arrivo, il punto nord, il punto ultimo a cui arriva partendo dal reale, cioè parto dal materiale reale, documentario, se arrivo poi alla finzione. Diciamo che stiamo parlando di una specie di elogio della finzione. Ringrazio. Una traduttore immejorabile, magnifica. Grazie Alejo, purtroppo dobbiamo chiudere, lo ringraziamo moltissimo per averci portato il suo film, grazie per essere stato a Torino con noi, grazie.